Erzenur lo posso dare a Mesui. Dove credete di essere? Una democrazia? Non proferite queste parole in mia presenza. Democrazia. Sono ancora vivo? Risolviamo subito, tranquilli. Non uccidere quel catafra... Ah, chi? Il mio cavallo! Pronti ragazzi per una nuova puntata di conquista su Mountain Blade Bannerlord. Ehi gente, questo è YouTube Bosuke, con questo un nuovo video. Ormai ragazzi siamo alle strette. Cosa ti è rimasto, amico mio Kusaita? 1, 2, 3, 4 castelli. Questo devo ereditarlo. Che cavolo aveva? Quel coso che ho reclutato io. Come si chiamava quel tizio? Orugur, che cosa aveva? Va bene, ti do un castello, ma che cosa avevi prima? Nemos ha votato Oragur, ma con ben 100 di influenza. Vorrei anch'io avere qualcuno che mi votasse con 100 di influenza. Dov'è il tizio? Arkit dovrebbe essere. Ah, non avevo proprio niente. Ma l'avessi saputo, manco ti avrei preso. Cristo santo. Pensavo avessi almeno un castello, ma non c'è un cacchio. È il castello che gli ho dato adesso. Ma figlio di Androcchia, io pensavo che fosse almeno in proprietario di un castello. Ora ci credo che ha voluto unirsi a me, non c'aveva niente. Sto senza tetto, senza castelli, che non è altro. Ma guarda te, guardia del Khan, finalmente le guardie del Khan stanno iniziando a capire che... Beh, se non puoi batterlo, è meglio unirsi a lui. Va bene, andiamo. Forza, corri. Guarda che arriva l'Amenone. No, no, lascia stare il castello. No, Erzenur è mia. Vedi, anticipato. Besiegiami il castello, amico mio. Besiegiami. Jamarir, sei un po' lontano. No, non è lontano da casa, effettivamente. Raga. 185. Questi mi vogliono assediare qualcosa. Stanno tramando qualcosa. Non sanno ancora loro cosa stiano tramando. Ma stanno tramando qualcosa, ragazzi. Dai che arriviamo di nuovo a 1000 truppe. Quanto avete qua? È finito. È finita prima ancora di cominciare. Allora ragazzi, siamo quasi veramente alla frutta. È quasi finita la nostra campagna. Abbiamo quasi conquistato un intero mondo. Ho guardato, siamo a 500 e passa giorni di campagna. 500 giorni fa ho iniziato a conquistare il mondo. Non mi ricordo quando è stato che ho conquistato il mio primo castello, cioè la mia prima città. Mi ricordo che era una città ribelle, ma era tipo... Boh, 20 giorni di gioco, forse. Avevo giurato fedeltà a Coso, alla lontana Ragaea, se vi ricordate. Uno dei pochi nobili leader che non ho decapitato. Forse è vero. Tutti gli altri nobili li avevo decapitati. Di ogni altra fazione, a meno che Caladog. Però Dertert è andato, Garius è andato, Lucanus lì è andato. Chi altro è che ho fatto fuori? Ah vabbè, non parliamo per Muchung qua che abbiamo fatto fuori quasi subito per punire, e non è stato inutilmente, è stato per punire per l'appunto i marrani che mi hanno attaccato il castello mentre ero distratto. E che cacchio, non è che qui puoi avere la vita tranquillissima facendo il cacchio che vuoi. Forza, rimani il pesce, hai un plotone di uomini, guidalo bene. Mi piace sta mazza, è un manganello proprio bonky bonk. Sei una pippa. Prossima volta sappi che dipende la vita di tutti gli uomini del castello da questo. E tu li hai appena buttati tutti nel cesso. Avangur. Amico mio, che succede là? Cosa? Amico mio, ti ho chiesto... Allora... No, in prima persona bisogna mirare qua perché sennò... Allora, chi è il marrano? Guardali qua. Questi truzzi che non sono altro. Ragazzi, dove attacchiamo? Perché non ho paura di rimanere da solo. Voi marrani mi lasciate sempre da solo. Allora stavolta mi faccio furbo e vi seguo io. Così. Un catafratto? Cosa? Come ha fatto quello scudo a difendere? Chi è? Chi è? Io non c'è niente da fare. Ehi, Erzenuro, vieni a fare meno il furbo, Vuoi uccidere quel catafratto? Ah. Chi? Ma il mio cavallo! Il mio cavallo mi ha investito! Ma porca puttana! Cavallo bastardo! No! Ma chi è? Ma non c'è niente da fare! Ma guarda quanta gente a cui puoi mirare, devi rompere le palle a me! Ma scusami, amico mio! Raga, c'è qualcuno che mi sta sbalestrando, non riesco a capire dove sia. Tu hai finito. Dove cacchio è? Da là dentro? No, non è là dentro. Guarda qua!
Devo capire ancora chi è. Ma questo scudo cos'è? Anticristo di uno scudo. Amico mio. Oh, finalmente. Finalmente possiamo ammirare la gente. Eh no, come non detto. Va bene, andiamo a prenderli a manganellate. Tanto ho delle frecce nel petto e nel corpo. La visuale. C'è qualcuno che veramente mi sta bullizzando. Non riesco a vederlo. Figli di puttana. Figli di puttana, dove si nasconde? La do io la gloria, vieni qua. No, eccoti qua la gloria. Mancato un po' di gloria, voilà. Signor manganellone, lei è un po' lontano dalla fazione giusta, eh. Come ha osato tradirci? Senti bello. Fammelo la furbo. Fammelo la furbo, eh. Fammelo la furbo con me. Bastardo, lo dice a tua madre. Vieni qua. Oh, c'è qualcuno che mi sta rompendo la micchia da non so quanto. Dov'è? Jafar, Jamair. Fammelo il furbo, eh. È bello. Che succede? Cravattino. Pensai che non ti avrei visto? Idiota. Ma che cacchio vuoi? Ma che cacchio? Ma allora, eh? Che cacchio vuoi? Ragazzi, ma non stiamo spingendo. Che sta succedendo qua? Devo veramente ricollocarmi? Aia, le ginocchia. Sensibili. Ormai sono anziane. Ho 29 anni, mi pare, nel gioco. Non mi ricordo quanti anni io abbia. Ehi, catafratto. 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 Come osi? Come osi? Chi è? Ragazzi, c'è un arciere da... C'è un arciere da qualche parte che mi sta bullizzando. Non riesco a capire chi sia. Ah, eccolo qua. No, aspetta, non è lui. Ma che cacchio è? Questo bulletto da 4 soldi. È che non lo vedo per colpa dei cadaveri. Dov'è? Guarda quello. Onky! Ma le mie truppe dove sono? Ah, sono tutte dall'altra parte. Cioè, veramente, cambiano sempre direzione. Io sono da una parte e loro vanno dall'altra. Sembra un vizio il loro. Un cacchio di vizio. Ragazzi, che c'è? Mi state ignorando? Mi state letteralmente ignorando? Amico mio, che stai combinando? Amico mio, che stai combinando? Allora, scusami, il mirino è su di lui. Sotto le gambe! Mi prendi per il... Quest'uomo è proprio l'uomo più curato della storia, eh. Ma è ancora vivo? Risolviamo subito, tranquillo. Risolviamo subito, tranquillo. Vieni qua, bellissimo. Addio, amico. È stato bello conoscerti. Quanti ne hanno ancora? Oh, io solo più due frecce. Aia, 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 aia. Vai cagare, show. Vai cagare, show. Dammi le frecce. Dammi le frecce. Ancora, ancora. Ma lasciatemi in pace. Ma lasciatemi in pace. Non c'è da nessuno a cui mirare, per forza a me. Amico mio, non riuscirai a prendere. Ho visto una freccia sfiorarmi il calcagno. Ancora. Ma raga, loro è un vizio. C'è tutta la gente a cui mirare, devono mirare a me. Sono il più bello di tutti, praticamente. Do fastidio a qualcuno. Guarda quel tizio. Guarda che mira da cecchino che ha. Che roba. Che roba. Ragazzo, non far finta di non vedere, eh. Dove vai? Signora guardia del Khan. Dove va? Scatteratevi, bravi, bravi. Questo, poverino. Gli abbiamo fatto solo un favore, cioè era così ferito che ormai sarebbe caduto alle infezioni, ve lo dico io. I figli bustieri che non sono altro. Muro. 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 Perfino la colonna ho preso, incredibile. Una freccia? Cioè tu hai ritenuto più logico raccogliere una freccia che raccogliere una freccia dal baule. Ottimo lavoro. Dritto in fronte. Dritto in fronte. Aia. Aia. Vedete che se non cambiano velocità o direzione sono abbastanza tranquilli da prendere. Invece se cambiano direzione è un po' un dito nel sederino. Perché devi fare dei leggerissimi calcoli matematici per stimare la loro posizione quando la freccia li colpirà. E questo ci vuole abitudine, eh. Non mica roba da poco. E credete. Dove sono rimasti gli ultimi? Dove sono rimasti gli ultimi? Dove si nascondono? Gli ultimi forestieri. Saranno mica... Ah, sono alla catapulta. E quelli che prima non erano saliti di là che stavano facendo? Pettinando le bambole probabilmente. Eccoli là gli ultimi. Ah, neanche lui sa che cosa fare. Sta ballando la macarena lì sul posto. No. Macareggia, macaraneggiami questo. Maledetto. Ulla.
Ah, bastardi, sono andati via. Upi! Non stanno neanche buttando giù le scale. Hanno detto, vabbè, tanto è finita, ragazzi. 99 danno, però si è paralizzato sul posto. fatto bene, ragazzi. Ce n'è un altro lì paralizzato, però non riesco a prenderlo perché c'è tipo il muro. Eh no, non riesco proprio a prenderlo. Ah, si è sbloccato. Bastardo. Bastardo, non ce la faccio. Eccolo là. Tu dove vai, amico mio? Sesto senso proprio. Oh! Godo. Questo senso senso perché ha sentito proprio la freccia, il vento. Che roba. Oh! Abbiamo vinto senza possibilità di ritirata. Sono orgoglioso di me stesso, ragazzi. È stata grazie alla mia strategia. Sono sicuro che sia quello. Il fattore vincente. Adesso cosa ci mancano? Tre castelli? Roba da poco. E poi arriviamo a sdebitarci con il nostro... Amico mio. Ormai è un'abitudine. Non guardo neanche ormai. Prendo prigionieri. Utili o non utili. Vieni qua. Vieni qua che trasportatore di grano ne ho bisogno. Mio. Esci. Adesso Erzenur è nostra. Andiamo a conquistare Simira. Accalate sotto assedio. Madonna mia. Vuoi vedere che è l'esercito di 300 stronzi di prima? È lui, è proprio lui. Esur, vieni qua. Vieni qua che dobbiamo bullizzare un ragazzo. Vieni qua che gli dobbiamo mostrare un po' quanto è dura la vita. Qua fuori. Vieni qua. Il Talar. Ti faccio vedere io. Ti faccio 4. Ah, perché ci sono anche quei 60. Brutta idea unirsi. Brutta idea unirsi al team. Consiglio personale, erano in tempo ad andarsene, hanno voluto loro combattere, quindi evidentemente sono convinti di quello che fanno. Pezzi di merda, perdi tempo che non sono altro. Ah, però la musica gengiscaniana ad un certo punto ti rompe. Mi piaceva quella che sentivo quando ero a Sturgia. Secondo me quella era tanta roba. Questa non è male, ma quella di Sturgia secondo me è... epicità assoluta. Quando l'ho sentita la prima volta sono rimasto wow. Epicus. Perché non ci sono capitani qua? Chi lo sa. E chi lo sa. E chi lo sa. Tu con me. Tu con lei. Voi con me. Tu con loro. Tu con qua. Ed ello con là. Ottimo. Follow me. E siamo pronti, ma questi non attaccheranno manco di striscio. Hanno 30 arcieri a cavallo, ma che cosa volete fare con 30 arcieri a cavallo? Ragazzi miei, siete ancora convinti di vincere? Beh, lungi da me criticare la vostra strategia, magari con un'enorme stratagemma e dimostrazione di intelletto. Riusciranno a prevalere sulle truppe nemiche, ma lo vedo alquanto improbabile, eh. Poi potrebbe darsi che ce la facciano, ma ripeto, la vedo piuttosto dura. Guarda qua, uno è già morto. Signor stendardiere. Ah, bastardo, è caduto giù e non è morto. Ancora vivo quel tizio, maledetto. Ah, ma c'è le guardie del Khan questi. Oh. Vai arcieri. Pulizia più totale. Stendardiere, lei non deve tenere il morale alto delle persone. Cosa? Stupido allevamento da 4 soldi. Cavalli. Ai. Ai sì. Ai ai. Cavalleria, ritornare in riga, cavalleria. Addio ragazzi. Oh, ecco la loro di cavalleria. Addio Rutvar. Dritto in fronte. Addio signor Gulam. No, non buttate giù il cammello. Il cammello non ha fatto niente di male. Signora, una domanda al volo. Dov'è il casco? Stendardiere. Lei è sempre il mio bersaglio, perché il morale è l'arma più potente di ogni ragazzuolo. Ilatar. Questo è rimasto a piedi. Poveretto. Essere terribile. Devi parte della cavalleria, tu sopravvivi e ti buttano giù il cavallo. E devi camminare come uno stronzo quando sei abituato a combattere magari solo a cavallo. Bastardo. Stavo facendo tutto il calcolo matematico per beccarlo nel culetto. Ok, è ritornata qua, cavalleria. Stendardiere! Niente morale alto per voi. No! Ho ucciso il cammello. Sono una merda di essere umano. Non verrò mai perdonato. Paris! Dove vai? Canguard. Non osare neanche tirare fuori tutto. Boh, bordello ragazzi. Zero pietà. Zero pietà. Amico mio, non ci provare mai più.
È bellissimo il bonk. Il bonk finale, guarda qua. Ma non l'ho ucciso nonostante la velocità. È terribile, era meglio lascia. Era meglio lascia perché almeno era instant kill. Amico mio, che stai combinando? Cosa? Com'è possibile che l'abbia preso il mio? È bastato come cambia direzione. È un serpente, un'anguilla del cacchio. Vado io, anguilla. Questo è mio. Cosa? Boh, goditela a terra. Passeggia con gli altri coglioni. Ancora vivi. Come ho fatto a colpire il mio legionario? Stupida freccia. Non osare colpire le spalle ai miei uomini, amico mio. Bello. Bello. È una possibilità. Cazzo. L'ho mancato. Ah! Addio cervelliera. Io onestamente farei rimbalzare colpi delle frecce dai caschi di ferro. Quelli di cuoio magari ci sta, ma quelli di ferro, se colpisce la parte di ferro, dovrebbero rimbalzare. Fare danno, ma rimbalzare magari. Oppure magari disequipaggiare l'elmetto. Non lo so. Però ci lavorerei sui caschi. Perché comunque il fatto che una freccia penetri in quel modo è plausibile, ma non credo così. Plausibile. Non è mica un colpo di AK-47, cioè voglio dire. Un colpo di moschetto ci sta, ma la freccia. Perché alla fine c'era un motivo se indossavano i caschi di ferro. Che raggio c'ha? Che raggio c'ha il mio pisellino di metallo? Zero. Sto cercando di punzecchiarmi, amico mio. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Dammi un secondo. Prendi. Ok. Andiamo. Si sale solo da destra sui cavalli. Spiegami un po'. Amico mio. Prego. Tutto suo. Se la mangi per bene. Quante truppe c'hanno? Che ha miseria? Signora, una domanda al volo. Dov'è il casco? Ormai, è bullismo questo. È bullismo questo, ragazzi. Aveva un senso quello che facevo. Aveva un minimo di onore. Ormai. È terribile la lancia. È terribile. Ormai, ho perso la vision. Ormai sono solo cattivo. Ormai sono solo malvagio. Lo faccio per piacere di farlo. Non lo faccio più con lo scopo di portare la libertà. Ormai lo faccio per la brutalità gratuita. Non mi vergogno di nulla. Anzi, ma è normale che io faccia 52 danni. Brutale. Brutale. Dico io, dove vai? Su via, dai. Almeno fingiti morto. Ah, questo. Ah, è finita. Ah, alla grande. 85 perdite contro sta cafonata. Ma spero fossero reclute. 85 perdite sono troppo eccessive per una cafonata del genere. Ah, hanno truppe di bassa qualità alla fine. Cioè, quelle forti le abbiamo. Il fatto è che adesso dovrò andare contro i battagnani. Io mi ricordo di aver. Ehi, Pelenos! Mi ricordo che è stato catturato tempo fa. Allora, guarda qua quante truppe, quanti prigionieri avevano i ragazzi. Anche questa è andata, quindi siamo ancora a 3 castelli. È stata una battaglia lunga, ma i castelli sono sempre lì. Stanno guarendo in fretta le truppe. Tu che stai facendo, amico mio? Chi è questo? Esur? Oh, Doc! Aia, ora che abbiamo un po' troppi nobili, sarà un problema decidere a chi darlo. Faron... Però se tolgo Faron ci sarà ancora Mesui Oragur, non lo so. Non lo so, io non posso permettermi che una città nobile come Odonk sia nelle mani di qualcun altro. No. Dammi Odonk. Dov'è Odonk? Dammi qua. Ridammi Odonk. Dai, qualcuno che mi voti? Qualcuno che mi voti, ragazzi? Proprio nessuno? Ah, tutto mio. Tutto mio, bastardi. Voi potete tenere i castelli. E sono già troppi, Sto già dando troppo. Dovreste pure essere grati di quello che... Amico mio, come osi attaccarmi un villaggio? E ora? Dove pensi di scappare a quella velocità, Dici che ti dovrei lasciare andare, Ullman? Che dici? Lo rifarai? Lo rifarai, Ullman? What do you want, stranger?
La tua testa, mi sembra ovvio. No, 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 no. Ah, aspetta, posso dirgli di venire a me? No, quando è in armata non vuoi. No, aspetta, no. Cosa? Lo vuoi fare? Vuoi lasciare andare? Scusami. Scusami. Ti ho detto, voglio la tua testa. Cos'altro vuoi dalla mia vita? Semplice. Dammi la tua testa e le tue truppe possono andare via. Mi sembra facile. Secondo voi, in una situazione del genere, 254 truppe accetterebbero di morire per questo tizio che saccheggiava il villaggio di innocenti? Non credo proprio. Anzi, secondo me, sarebbero loro a darmi la loro testa. La sua testa. Non sono più che convinto. Ora, credo che questa battaglia si svolgerà nelle steppe, quindi potrebbe essere una bella pianura, pianurosa, ottima per i nostri arcieri, ma potrebbe anche svolgersi sulle colline. Però, considerando dove eravamo... Ah, sì, effettivamente c'è un sopraelevamento. Stay close! Ma dovrebbe essere piuttosto facile. Ho preso sta spada perché costa 14.000, l'ho vista nell'inventario, dico, ma sì, diamole la possibilità. Diamole la possibilità a questa robetta. A questo coltello da burro. Ok, arcieri, qua. 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 Vediamo quanto è brava. Ah! Ma! 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 Buona, buona. Oh, ho colpito uno che non aveva mezza armatura, oppure è stata epica. Idiota. Cosa, ho beccato un cavallo? Com'è possibile? Era un cavallo piuttosto alto, perché miravo ad altezza uomo, e quello è il punto. Raga, com'è che non ho preso niente là in mezzo? Ma spiegami. Un altro cavallo. Mi piace, mi piace. Vediamo. Ah, 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 incredibilmente il mio cavallo non si è impennato. Anzi, io vi dico che questi sono in grado di schivare. Calcolano la traiettoria dalla mia mira. La schivano tutto. Bello. Ezachiel. Ezachiele. Che succede? Maledizione. Giusto un cavallo. No, no. Ma allora c'è tutta la gente a cui mirare. Devi mirare a me. Ma che sono bello. Figlio di un nobile. Vieni qua. Pezzo di merda. Io non lo so. E ora dove ci ritiriamo, ragazzi? Non è un bel modo per morire, eh. Non è affatto un bel modo per morire. Ho visto la traiettoria della freccia passare. È lui il cicciotto, vero? Guarda qua! Quanto danno ha parato. Ulmar, mi sembra di essere stato chiaro. Ho bisogno della tua capoccia. Poi il resto del corpo te lo puoi tenere. Ma la capoccia mi serve. La capoccia mi serve, ne ho bisogno. Maledetto. E dimmi tu se non... Aia! Fatto male? Me lo auguro. Maledizione. C'è una mezza altura, guarda che mi sminchia tutta la mira. Questo è anche il reticolo che le va. È il reticolo largo lì. Anche qui. Qui no. Come il cavallo. Stanno ritirando, si stanno ricollocando, ragazzi. Mi sa che si stanno ricollocando. Credono ancora a una vittoria. Ah sì, è vero. È vero che c'hanno i piatti questo. Ma stai zitto, scemo. Non fare minacce vane. Che sai che non manterrai. Guarda quello che è coraggioso. Pezzo di merda. Come osi abbandonare le tue truppe? Come osi abbandonare i tuoi uomini alla fine della battaglia? Devi farlo all'inizio, lì ti avrei capito. Ora è troppo... Ora è troppo tardi. È bello come si spiaccicano a terra, perché i danni... sono così forti che aumentano l'accelerazione del... Ora tu dimmi! Dimmi che non percepiscono le frecce questi! Fanno un leggero calcolo e le schivano! Come delle merde! Come 34 danni! Terribile 34 danni! Maledetto. Ragazzi, se avete voglia di aiutarmi, sentitevi liberi! Sicuramente è veloce negli attacchi sta spada, eh! Molto veloce negli attacchi, questo è poco ma sicuro. L'ha investito a morte. Incidente stradale. Beh sì, è veloce negli attacchi, questo è poco ma sicuro. Questo è poco ma sicuro. Sì, all'inizio mi piaceva questa roba. Non so come si fa più. Ogni tanto funziona, ma solo quando colpisci i nemici, no? E fa quella roba lì della... sciabolata d'onda.
Sembra una cosa bella, ma alla fine è una cagata. Non aumenta in alcun modo la velocità d'attacco. Niente. Ma schifo. Questi stanno ritirando, mi piace. Quello no, questo è ancora convinto di vincere. Problema risolto. Cazzo, è incredibile. L'aumento, cioè il guadagno di velocità è elevato. Questo non ho capito come sia sopravvissuto, ma incredibile il rapporto tra il danno e la velocità acquisita da questa spada. 112 danno ed è ancora in piedi questo. Che bestia. Che bestia. Tre uomini abbiamo perso, letteralmente. Ullman è su. Hai letteralmente assediato un villaggio di povera gente innocente. Cioè, mettiti nei miei panni. Bravo, signore. Stop. Mettiti nei miei panni, Ullman. Che cosa direbbero i tuoi uomini, i tuoi sudditi, i tuoi cittadini, la gente che ti stima e ti vota onorevolmente ai seggi elettorali di cui tu sei l'unico partecipante? Che cosa direbbero se sapessero che io ho lasciato andare a piede libero una persona che si è divertita a razziare un villaggio di innocenti? Che figura farei? Spiegami un po', che figura farei? Ora, spero tu l'abbia capito mentre la testa cadeva giù a terra. Addio, amico mio. 131 uomini si uniscono alla caccia al morto. Si mira. Un po'. 335 difensori. Questo non scherza mica. Non scherza mica. Erzenur lo posso dare a Mesui. Non mi interessa che ti votano tutti. L'ho dato a Mesui proprio perché hai il 100% di appoggio. Dovete capire che non vi potete mettere contro di me. Potete essere anche 100.000 e avere il 1000%. No, Besic, che cazzo. Potreste anche essere 10.000, 100.000 a dire no, 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 no. Noi vogliamo darlo a qualcun altro. La mia opinione prevale su tutto quello che potreste mai dire. Bastardi. Ma io non lo so. Dove credete di essere? Una democrazia? Non proferite queste parole in mia presenza. Democrazia. Siamo forse pazzi? Democrazia. Sento il vento in piena notte. Sapete quella brezza estiva che proprio ti rinfresca? E poi sento... Fallo io, Sarge! Porca puttana! Una calma, un momento di quiete, di piacere, dove praticamente senti... Pensavi la schivata di dodgeball. Io sono campione olimpico, ragazzi, di palla avvelenata. Nessuno mi può prendere con un colpo di catapulta. Non sono mai stato preso da un colpo di catapulta, vero? In tutta la mia serie. È morte istantanea, ve lo dico. No, forse no. Solo colpo di catapulta da catapulta brutta. Quella brutta è tremenda. Non so se capite cosa intendo. Che cazzo? È lo stesso di prima, non riesco a capire chi è che mi prende. Dov'è? Dov'è? Guarda questi. Maledetti. Tira fuori il testone. Anche tu, tira fuori il... Bastard. Devo cambiare questa abilità, almeno mira veloce. Non mi ricordo quale fosse l'altro aspetto, ma mira veloce mi serve. Perché esco con la freccia troppo in fretta. Sono abituato nelle altre run che prendevo mira veloce. Però stavolta ho deciso di dilettarmi prendendo qualcos'altro. Giustamente. Dove devo fare bella figura. Non capite, eh. È forte sta spada. Mi piace. Mi piace proprio sta spada. Credo che contro nemici poco corazzati sia ottima. Magari contro quelli con tanta armatura. Attacco della felice! Siete capiti, caduti nella mia trappola! Torna qui, maledetto! Guarda che velocità sta spada. È straveloce. Che miseria. Porca miseria. Un ninja sono. Guarda qua, brutale. Brutale. Non riesco neanche a parare in tempo e sono già morti. E io la apro. Vediamo come la mettiamo. E come la mettiamo adesso, ragazzi. Oddio. Male. Perché c'era un po' di gente là dentro. Vieni qua. Vedi, non riesco neanche ad attaccare in tempo che già li ho contrattaccati. È stupendo.
Ed è brutale, perché fa un botto di danno. Venga, bellissimo. Oh madonna, se l'è mangiata tutti. Mamma mia sta spada. Devo andare a prendere gli arcieri. Quegli arcieri che mi stanno smitragliando adesso. Mamma mia, brutale. Bellissima sta spada, l'adoro. Aia. Come ti permetti? Come ti permetti? Guarda qua, guarda qua. Godo. Vieni qua, bellissimo. Fammi vedere adesso come si usa sta spada. Fammi vedere l'arco, dai. Fammi vedere l'arco, ragazzi. Fammi vedere l'arco. Come? Come si è parato? Come si è difeso sto tizio? Senti, baffetto, c'è una sola via fuori da questo assedio. La tua dipartita. Oh, guarda qua. Ehi, ehi, ehi. Oh, oh, sono arrivati gli scudi. Sono arrivati gli scudi, ragazzi. Dobbiamo difendere quel portone con la nostra vita. Ok, non ce l'abbiamo fatta. Missione fallita. Fallita. Battere e ritirata. Ma le mie truppe, con tutto il rispetto, le mie truppe, dove sono? È una domanda più che lecita. Voglio solo un appello delle mie truppe. Ragazzi, aiuto. Aiuto. Piu. Volevo aiutare. Volevo aiutare, ok? È bello. Qui non posso colpire una mia truppa, di sicuro. Anche tu? Troppo tardi. Chi è? Chi è il pazzo? Chi è il pazzerello? Il pazzerello è un filibustiero. Senti, le stofante. Rompere le palle da un'altra parte. Sto furfantone. Guarda gli arcieri che ancora ci credono. Gli arcieri miliziani. Vanno lì a rompere i coglioni. Poi tra due secondi. No, 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 no. Tornate indietro. No, no. Non si fa. No, abbiamo sbagliato. Scusi, signora, per averle fatto perdere tempo. Errore nostro, bastardo. Errore nostro per averle fatto perdere tempo. Hanno ancora della milizia. Circoncisione. Dov'è andata quella breccia? Ma zio, tra tutta la gente a cui puoi mirare. Tutta la gente a cui puoi mirare. Devi mirare per forza a me. Devi mirare per forza a me, amico mio. Amico bello. Prego. Ancora qualcuno? No? È finita? No, c'è ancora. Ci sono ancora tre. Oddio, sono sulla torre più alta. Ci sono tre arcieri là. Pensate avessi colpito qualcuno così. Sarei entrato nella leggenda di Bannerlord. Dai, dai, dai. Non lo so se la freccia scenda giù. Mi pare che despawni. Una volta raggiunto il cielo. Ti pare? No. No. Miei. Era quello. Quello non vede l'ora di uccidere qualcuno. Non vede l'ora di uccidere qualcuno, quel pazzo. Finita! Senza neanche possibilità di ritirata. Alla grande. E anche Simira è caduta, ragazzi. Che miseria. Si sta rivelando un pochino. Chi è che vuole un ermo con 47? Tu lo vuoi. Guarda qua. Guarda che bello che è. Pesciolone. Il pesciolone. Che bello che è diventato. Anche Simira è andata, ragazzi. E cos'è? Il quarto assedio che facciamo. Maledizione. Sta richiedendo più tempo del previsto sta cazzo di conquista dei Cusaiti, maledetti bastardi. Stanno resistendo come pochi, ma proprio perché erano numerosissimi. Ora ci mancano due castelli e abbiamo finito. Niente, ragazzi, suppongo che succederà nella prossima puntata, perché mi ero raggiunto il tempo limite. Vi ringrazio per aver fatto qui, vi vorrei vedere nella prossima puntata di Mountain Blade Bannerlord. Non dimenticate che siete migliori e vi auguro il meglio. Bella bella.